Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua in canale e niente, proviamo a fare una notte 24 ore più o meno. Adesso è prima di cena e staremo fino a domani prima di cena, quindi bene o male più o meno 24 ore. Stiamo pasturando un po' da circa un paio di settimane questo posto. La scorsa settimana siamo venuti qua a pescare, però abbiamo preso una bella batosta perché c'è stata una perturbazione davvero, non voglio dire tromba d'aria, uragano, robe varie, ma ci siamo andati molto vicini. Ha piovuto un sacco e tantissimo vento. Ci siamo svegliati al mattino, c'era l'acqua del canale altissima, Sì, tutta disastro. sporca, era nera quasi, pieno di alberi che venivano giù, insomma un casino, ecco. Tanti Quindi detriti. non, ovviamente non serve che lo dico, non abbiamo preso niente. E oggi siamo tornati e vediamo se riusciamo a catturare qualcosa. Speriamo sia cambiato qualcosa. C'è forse un temporale in arrivo anche oggi, ma dovrebbe essere abbastanza leggero. Non come quello dell'altra Speriamo più volta. che altro. L'altra volta veramente tosta. E niente, dai, quindi così. Rispetto all'altra volta, io ho fatto dei cambi, ho ingrandito, perché se avete visto l'ultimo video, ho preso una carpetta molto piccola, quindi ho ingrandito i miei inneschi. Ho utilizzato tutte boilies da 20 bilanciate, tranne su una canna ho utilizzato una boilies da 25 invece, singola. E come avete visto su una canna sto pescando con le Tiger. Può sembrare un po' ridicolo, tra virgolette, usare lo Spomb per pescare in un canale così piccolo, perché i lanci sono di 7, 8, Sì, 10 metri al però massimo, almeno si è precisi. però almeno sì, sono preciso, pasturo lì, e soprattutto perché usando le Tiger e la canapa, un mix di Tiger e canapa, con lo Spomb è l'unico modo che ho per arrivare a Sì. pasturare lo spot, perché se facessi col cucchiaio, faccio così, Vanno farei dappertutto. una riga di Tiger lunga 10 metri Sì. e pasturerei dappertutto, quindi Sì. sarebbe inutile. L'unico modo è lo sbombo. L'unico modo è con lo Spomb, anche se può sembrare un po' assurdo perché siamo abituati a vedere usare lo Spomb in lanci di 100-120 Sì, metri, vabbè, invece io lo però. sto usando per lanciare neanche 10 metri, quindi Vabbè, può però. sembrare un po' assurdo, ma è l'unico modo che ho per pasturare Ah, sì. precisamente il mio spot. Quindi così, Io, a questi. differenza dell'altra volta, ho una canna in più sotto riva. L'altra volta pescavo con Sì. due, e quindi stavolta qua ho optato anche per la terza sottoriva e via. Fatalità, proprio su quella sottoriva anch'io sto pescando con una bilanciata da 25, wrappata tra l'altro, quindi con la retina di plastica attorno, perché così evito gamberi o quant'altro, tartarughe, insomma, o qualche Sì, altro pesce di disturbo, ecco. trovarsi al mattino senza Sì, boilies non è divertente, quindi. fatalità, l'altra volta appunto abbiamo visto che al mattino era un Sì, era un po', po' segnata. allora ho detto questa volta qua non, almeno non ho il pensiero, cioè sono sicuro di essere in pesca al 100% ovviamente, quindi ho fatto questo a casa prima di venire in pesca, insomma, ecco. E dopo le altre due, sempre i soliti omini di neve, lo stesso anche quelli là wrappati, perché avendo anche una pallina piccola sopra da 14 mm, sta presto o a sciogliersi, tra virgolette, o comunque Sì, essere quella mangiata dai gamberi, ecco. da Quindi, 14 fanno presto a mangiarsela i sì, gamberi, quindi. quindi quella da 20 magari un pochino meno, però le ho fatte wrappate tutte quante, così sono sicurissimo al 100% di farmi la notte tranquillo, di essere in pesca tranquillamente, di non svegliarmi più che altro la mattina e di trovarmi il terminale o comunque Senza senza niente. niente attaccato e passare la notte in bianca. Quindi meglio prevenire che curare.
Adesso. E io non sto usando le Tiger, sto usando solamente palline di due diametri diversi, una 14 e l'altra 20, e sto pasturando con quelle là e basta. Sì, beh, io ho avuto un po' di tempo sta settimana, quindi ho avuto tempo di metterle a bagno, cuocerle, Esatto. quindi Beh, ho scelto di utilizzarle. ci sta perché è sempre un'alternativa, una prova in più, o anche comunque contro i gamberi, se Sì, fosse, perché esatto, così. sono dure, i gamberi non le mangiano. Esatto, quindi ci sta, dai. E basta, adesso vediamo, sta arrivando la sera, adesso ci montiamo la tenda, prepariamo il campo e tutto. E presumo la prima partenza arriverà questa notte, come al solito. Di solito appena viene buio più o meno, Sì, esatto. iniziamo a vedere i primi pesci. Incrociamo le dita, Quindi incrociamo le sempre. dita e ci vedremo, presumo, col Darwin. buio. Ok, A ci vediamo dopo. dopo. Bene ragazzi, come previsto è arrivato il temporale. Non so se si sentirà qualcosa, sta piovendo fortissimo. Noi comunque siamo tranquilli dentro in tenda, nessun problema. La tenda è fissata bene, bella fissa, Non succede non niente. succede niente. Siamo qua, aspettiamo una partenza Speriamo non proprio che adesso. speriamo che arrivi quando smetterà di piovere. Ci vediamo, speriamo, stanotte. Bene, allora eccoci qua, la prima cattura della serata è arrivata, e dopo anche un piccolo temporale, e quindi fatalità sulla canna, quella più sotto riva, sotto i piedi che avevo, una bella regina. Partenza sempre fulminante. Ed ecco qua. Finalmente era ora perché non sentivamo suonare le canne.
Bene, dopo adesso andiamo per il rilascio. Bene ragazzi, è arrivata un'altra piccola carpetta, questa volta più piccola di prima, porta ancora tutti i segni della frega. Eccola qua, oh, piccolina però sempre ben accetta. Adesso la rilasciamo subito, è piena notte, siamo nell'ora buona, quindi cerchiamo di far meno rumore possibile e meno tempo possibile, poi torniamo subito in tenda. Vai. Bene ragazzi. Ecco qua, un'altra bellissima regina. Prime luci dell'alba. Eccola qua. Anche questa porta tutti i segni della frega, che ci fa capire che ormai hanno finito e sono tornate in attività, diciamo. I segni della frega sono dovuti allo sfregamento nei canetti. E adesso hanno ricominciato a mangiare, sono tornati in attività. Adesso la liberiamo. Prime luci dell'alba. Ne approfittiamo anche per ricalare le altre canne. E poi cerchiamo di dormire ancora un po'. Bene, allora ci siamo svegliati da poco. Stanotte abbiamo fatto 3 pesci. E 2 di notte e 1 stamattina all'alba, prime luci dell'alba. Poi abbiamo ricalato le canne e pasturato di nuovo. Adesso ci siamo appena svegliati, vediamo la marea è ricominciato a salire e vediamo come va. Se arriva qualcos'altro, avremo a disposizione un'altra giornata più o meno, un po' meno. E niente, dai, 3 pesci comunque finora, taglia Sì, media. infatti io volevo fare una precisazione che appunto ho visto che l'altra volta quando eravamo qua non avevo usato la terza canna da mettere appunto sotto i piedi, fatalità questa volta l'ho messa ed è quella che mi ha regalato una splendida cattura e anche di taglia perché alla fine è stata quella più Sì. grossa fino adesso. La prima e la La più prima è grossa. la più grossa, esatto, quindi sono stato fortunato perché appunto l'altra volta ne ho usate solo 2 di canne e quindi avevo solamente 2 possibilità. Questa volta invece, avendola messa sotto i piedi, è stata quella che mi ha regalato anche questa soddisfazione, insomma, in più. Quindi sono stato fortunato, insomma, ecco, Sì. tutto qua. E singola da 24, tra l'altro, anche insomma, in diametro maggiore, quindi comunque era, diciamo così, per selezionare un po' di più, ho detto metto sotto Sì. riva quella là, così se parte almeno è bella e tutto. Fatalità, sono stato premiato, insomma, ecco, da questa cattura. Adesso vediamo come va e niente, speriamo di catturare qualcos'altro, dai. Sì. A Ci vediamo più tardi. dopo.
Bene, è arrivata anche l'ennesima reginetta, sempre non d'Italia, però pesce sempre gradito. Eccola qua. Eccola qua. Adesso andiamo a liberarla subito, anche questa. Oh, fermo, fermo, fermo. È un po' agitata. Vediamo se... Eccola qua. Piccola carpetta. Adesso la liberiamo. Bene, allora, dopo aver fatto colazione e esserci svegliati un po', è partito un altro pesce, come avete visto. Adesso è appena prima di pranzo e vabbè, io starò qui un'altra mezza giornata più o meno. Io purtroppo devo andare via, ho un impegno, quindi lascerò Nicolò da solo. Sì, non starò qui ancora tanto, però magari provo altre 3-4 ore giusto, esatto, per... Visto che adesso intanto la marea è alta e tra poco cala, quindi sì, comunque ci sta a provare un altro po', insomma, ecco. È salita di nuovo, adesso ricomincerà a calare, quindi vediamo se qualcosa passa. E poi andrò via anche io comunque fra 3-4 orette. E... Vabbè, comunque in ogni caso, dai, non è andata male. Sì, per non ora... ne abbiamo persa neanche una, che anche questo è un lato positivo. Sì. Per ora 4 pesci, vediamo se io adesso ne faccio altri, speriamo, e basta, dai. Io intanto vi saluto e vi al prossimo video, insomma, ecco, ci rivedremo presto. E lui resterà qua, quindi niente. Se ho aggiornamenti, esatto, ci vediamo dopo. Ok, ciao intanto a tutti. Specchiona! My time, think it's my... Yeah.
Bene ragazzi, poco dopo pranzo è arrivata una bellissima carpa. Avete visto il combattimento? Mi ha fatto dannare, bellissima, specchi di fiume. Eccola qua. Catturata sulle boilies, banana mescolate alle fragole e miele. Eccola qua, bellissima carpa di fiume. Stupenda, non è enorme, sarà sui 6, forse 7 kg, però davvero molto bella. Adesso la rilasciamo. Bene ragazzi, allora dopo quella bellissima specchi, per carità non di taglia, ok, però davvero molto bella e combattiva, divertente, sana, bellissima. Quindi dopo quella lì, e adesso sto mettendo via tutto perché intanto si è alzato un sacco di vento. Difatti non so se, nonostante il microfono, se si riesce a sentire. Comunque in caso metterò i sottotitoli. E niente, ha fatto su un po' di casino, come avete visto dall'immagine del recupero, e mi ha preso la canna che avevo a fianco nonostante avessi il tendifilo. E quindi ho dovuto tirar su le canne. Per fortuna sono anche riuscito a recuperare tutto, piombi, terminali, non ho perso niente, ecco, quindi sono riuscito a recuperare tutto. E ormai, visto che ho due canne su, metto via anche la terza, che è ancora in acqua, però adesso la metterò via e vado a casa, anche se avrei ancora magari altre 2 orette da star qua, però il vento sta diventando insopportabile quasi, perché dà abbastanza fastidio. E ho due canne su che dovrei rifare, quindi ne approfitto, vado a casa, sono soddisfatto. La sessione è riuscita alla grande, abbiamo fatto 5 pesci, può essere, 4 sì, più una io da solo, ok. E di cui una specchi bellissima, non pesci di taglia, perché anche la specchi non era di taglia enorme, però tutto sommato un pesce di tutto rispetto. E quindi la sessione è andata bene, che dire, non ci lamentiamo. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate, andate sulla pagina Instagram. E niente, dai, ci vediamo al prossimo video. Ciao.